Ciao e benvenuti in questo video dove racconto il mio incontro con le discipline analogiche di Stefano Benemeglio, cosa hanno cambiato in me e come le ho impiegate in modo pratico. Qualche anno fa, anzi ormai tanti anni fa, partecipai a una conferenza divulgativa che trattava delle scoperte di Stefano Benemeglio. Io già da molti anni leggevo libri e seguivo varie fonti e vari studi che trattavano le problematiche dell'uomo, le tecniche per risolvere situazioni insoddisfacenti e che davano indicazioni per utilizzare al meglio le nostre risorse interiori senza aver mai trovato risposte soddisfacenti per me. Considerato che provengo da studi di tipo matematico-scientifico, che lavoro nel mondo delle tecnologie elettroniche e che sono prevalentemente razionale, ero e sono alla ricerca di risposte certe. Capii subito che le discipline analogiche avevano risposte certe. Ho seguito serate di approfondimento e di formazione, approdando poi alla formazione professionale UPDA, conseguendo l'ambito titolo di analogista e successivamente conquistando la certificazione europea delle competenze. Nei vari anni formativi ho tenuto molto alta l'attenzione sui miei cambiamenti, ho visto risultati tangibili su di me e quando ha iniziato a ridursi di molto il chiacchiericcio mentale del problema di coscienza, la vocina interiore, detta anche istinto, è stata libera di esprimersi e di fornire utili indicazioni che ora ascolto con gratitudine e che portano sempre grandi risultati. Il desiderio di condividere e diffondere gli studi di Stefano Benemeglio al fine di permettere a più persone possibili di venirne a conoscenza accomuna me e la collega di studi Luisa. Nasce così il progetto in comune che opera con identità Felicemente, dove ci occupiamo proprio della divulgazione delle discipline analogiche finalizzata alla crescita personale. Mi occupo inoltre di incontrare individualmente persone che hanno disagi da superare, obiettivi da raggiungere e che vogliono migliorare la gestione delle emotività e del comportamento. Ora ovviamente tutto questo si fa in modalità a distanza. In tutto questo ho continuato a rivestire il mio ruolo di titolare della mia azienda che si occupa di tecnologie elettroniche. Proprio in questo ambito, nell'ambito lavorativo professionale, i cambiamenti hanno avuto e hanno tuttora riscontri oggettivi sorprendenti. È migliorato il rapporto comunicativo con i clienti e con i dipendenti. È migliorata la mia capacità organizzativa. Ho imparato a prendere decisioni e a pensare in modo progettuale. Ulteriore miglioramento dell'azienda lo ho avuto trasferendo ai miei collaboratori le applicazioni delle discipline analogiche in ambito comunicativo e di gestione delle relazioni. Nasce così MDB Academy, che è la struttura formativa con la quale trasferisco al mio team di collaboratori strumenti e tecniche per la crescita aziendale. Tratto tematiche di tipo tecnico, procedurale e relazionale, con particolare riguardo ai rapporti interpersonali, alle procedure aziendali, al controllo di processo, alla gestione del tempo. Nasce così, perché volendo mettere poi a frutto tutte queste conoscenze, nasce così il progetto formativo che si chiama Il fattore umano in azienda. Con il progetto Il fattore umano in azienda tengo corsi formativi presso aziende che vogliono migliorare i propri rapporti interpersonali sia all'interno dell'azienda che con gli interlocutori esterni. Una cosa che mi piace sottolineare molto durante gli incontri formativi è che alla base del fallimento di un rapporto, di un progetto, di una procedura, di una trattativa c'è sempre un problema di comunicazione. Da un po' scrivo anche per un periodico locale rivolto alle aziende dove curo la rubrica che si chiama proprio Il fattore umano in azienda. Ci sarebbe ancora molto da dire. Comunque il punto fondamentale da considerare è che con le discipline analogiche si ribalta davvero la prospettiva dalla quale si guardano le cose. E la nuova prospettiva diventa: io sono la soluzione e non il problema. Questa frase ora è più che mai valida. È proprio il periodo di emergenza che fa emergere la verità, bella o brutta che sia. La crisi in atto ci sfida in tutti gli ambiti di vita. Essere in pace con noi stessi ci permette di prendere la cassetta di attrezzi e usare tutti gli strumenti analogici e strategici a disposizione per migliorarsi ulteriormente, studiare, preparare noi stessi a individuare nuove soluzioni. E queste nuove soluzioni ci permettono di uscire dal periodo di incertezza.
Ringrazio te, ringrazio voi che mi avete ascoltato. Ringrazio tutte le persone che a vario titolo mi hanno accompagnato nei percorsi di studio o che semplicemente ho incontrato, magari in modo occasionale. E concludo naturalmente ringraziando il caposcuola Stefano Benemeglio e i docenti UBDA, in attesa di potersi nuovamente incontrare di persona. Ciao, a presto!